Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo momento di confronto su questo argomento così attuale e così importante. Vado subito al dunque, vista la ristrettezza dei tempi. L'adeguata verifica e rimane, nonostante le modifiche apportate al decreto legislativo 231-2007 e dal decreto legislativo 90-2017, che ha appunto riscritto il testo del 231 e rimane tuttavia il testo legislativo di riferimento per la materia degli adempimenti antiriciclaggio, così come riscritto appunto da queste norme entrate in vigore appena lo scorso 4 luglio. Dicevo, l'adeguata verifica rimane tanto più con l'abrogazione dell'obbligo di registrazione a cui si è già fatto cenno e di cui parleranno poi più compiutamente gli altri colleghi, rimane diciamo il fulcro degli adempimenti antiriciclaggio. Io ritengo che prima di esaminare quali sono le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica è necessario individuare il momento in cui scatta l'obbligo e quindi il momento in cui l'agente immobiliare deve preoccuparsi degli adempimenti antiriciclaggio. La risposta la troviamo nell'articolo 17, nel nuovo articolo 17 del decreto legislativo 231. Che richiama appunto i casi in cui sorge l'obbligo degli adempimenti, facendo riferimento in particolare all'instaurazione di un rapporto continuativo, al conferimento di un incarico per una prestazione professionale oppure all'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore ai 15.000 euro. Ora, il primo problema che si pone è quello di andare quindi a qualificare l'attività dell'agente immobiliare, ad inserire l'attività dell'agente immobiliare in una di queste categorie, prestazione professionale, rapporto continuativo, operazione occasionale. Diciamo che è abbastanza pacifico che l'attività dell'agente immobiliare possa essere qualificata come una operazione occasionale. Tuttavia le nuove norme, il nuovo articolo 17, fa esplicito riferimento all'obbligo degli adempimenti e dice prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, quindi si pone il problema di individuare qual è il momento in cui effettuare gli adempimenti, il momento in cui ricevo l'incarico dai clienti, parte venditrice, parte acquirente, ovvero il momento in cui si conclude l'operazione. Tanto più questo problema sorge se facciamo riferimento alle indicazioni che erano state date nella vigenza della precedente normativa, in particolare con dei provvedimenti proprio ministeriali, faccio riferimento al decreto ministeriale 143 del 2006, e a dei chiarimenti dell'allora Ufficio Italiani Cambi, secondo i quali gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio si applicavano soltanto laddove vi fosse stata la conclusione di un contratto preliminare o in mancanza definitivo o quantomeno accettazione della proposta. Su questo tema io chiederò anche un chiarimenti al Ministero, alla dottoressa Fontana, sicuramente potrà esserci di aiuto per capire appunto come individuare il momento in cui preoccuparci quindi dell'adeguata verifica. Già dal momento del conferimento dell'incarico o comunque prima della conclusione del contratto. Venendo a quelli che sono il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, il nuovo articolo 18 elenca appunto gli step dell'adeguata verifica. Primo tra tutti ovviamente l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente. Identificazione che deve essere fatta mediante un valido documento di identità o altro documento di riconoscimento equivalente e mediante quindi verifica della veridicità dei dati riportati nel documento, con acquisizione dei dati identificativi sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
quando andiamo a parlare di clienti, persone giuridiche, ovviamente ecco che diciamo troviamo un altro soggetto da identificare, e il nuovo articolo 18 fa proprio riferimento a questa nuova figura, ma nuova tra virgolette, perché poi di fatto già prima procedevamo all'identificazione anche del legale rappresentante, di colui che rappresenta una società, un ente, un'associazione, una fondazione, eccetera. E quindi appunto anche per il caso dell'esecutore, del cosiddetto esecutore, sarà necessario verificarne l'identità mediante il documento di riconoscimento, e parlando di clienti, persone giuridiche, sarà altresì necessario verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza mediante documentazione. Pensiamo, l'esempio più semplice è probabilmente quello delle società rappresentate da un legale rappresentante, il cui potere di rappresentanza è facilmente verificabile acquisendo la copia della visura camerale che andremo poi a inserire nel nostro fascicolo del cliente. Peraltro il soggetto esecutore lo troviamo anche in altre ipotesi. Possiamo fare l'esempio della procura, quindi procura tra due persone fisiche, anche qui troviamo l'esecutore che viene proprio definito dalle nuove norme come il soggetto delegato ad operare in nome e per conto di un altro, e appunto anche nel caso della procura quindi avremo questa doppia identificazione: l'identificazione del cliente, il soggetto che di fatto ad esempio acquista o comunque vende l'immobile, e dell'esecutore che è il soggetto appunto delegato a rappresentarlo nel compimento di quell'atto. Altro soggetto centrale degli adempimenti antiriciclaggio, ormai già dall'entrata in vigore del vecchio testo del 231, è il titolare effettivo, soggetto a cui viene data sempre maggior rilievo, maggiore importanza da parte del legislatore a livello nazionale e comunitario. Con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 90 sicuramente c'è stata una specificazione di quelli che sono i criteri per l'identificazione del titolare effettivo. La definizione di titolare effettivo la troviamo oggi nel nuovo articolo 20 del decreto legislativo 231 e viene definito come la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza, dice la norma, hanno la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo. Vengono quindi dati una serie di criteri per l'individuazione di questo soggetto. Il primo criterio è quello che già era stato in precedenza fornito, che è il criterio diciamo della proprietà diretta o indiretta. Quindi andremo ad individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che possiedono una percentuale di capitale sociale superiore al 25%. Questo tipo di partecipazione è presunzione della titolarità effettiva dell'ente della società. Ma laddove non fosse possibile individuare mediante questo criterio la titolarità effettiva, ecco che vengono introdotti criteri alternativi, in particolare il criterio del controllo. Quindi andremo a verificare se esistono soggetti che hanno il controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero soggetti che controllano l'ente avendo una posizione dominante all'interno dell'assemblea in virtù appunto della possibilità di esercitare un numero di voti maggioritari o in virtù di accordi contrattuali. Ed infine, anche qualora utilizzando questi criteri non fosse ancora possibile individuare un titolare effettivo, il criterio finale è quello del potere di amministrazione o di direzione dell'ente e della società. Come facciamo quindi ad individuare il titolare effettivo? Sicuramente
peraltro è stato proprio specificato il dovere di andare ad assumere informazioni sull'assetto proprietario, e sono poi le informazioni che ci servono per verificare la presenza di questi casi e quindi verificare la presenza di uno o più titolari effettivi. Però diciamo che nell'individuazione del titolare effettivo un ruolo centrale lo aveva già prima, lo ha tanto più oggi il cliente, in quanto sono previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 22 obblighi in capo ai clienti, clienti società, clienti persone giuridiche, primo tra tutti l'obbligo di fornire per iscritto al soggetto obbligato informazioni, tutte le informazioni che sono necessarie per adempiere all'adeguata verifica e quindi anche tutte le informazioni sulla titolarità effettiva, tanto più che l'articolo 22 ha previsto anche per le società, per le persone giuridiche, l'obbligo di conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate, dice la norma, sulla propria titolarità effettiva e di renderle disponibili ai soggetti che devono effettuare gli adempimenti. Quindi, oltre al riscontro documentale mediante visura, di solito, abbiamo la possibilità appunto di far rilasciare al cliente la dichiarazione scritta e di addirittura di farci fornire questa documentazione che dovrà essere detenuta ai sensi dell'articolo 22. Ma ulteriore diciamo, facilitazione nell'individuazione dei titolari effettivi sarà la possibilità di consultare una sezione speciale del registro delle imprese, all'interno della quale le società e le persone giuridiche private dovranno comunicare tutte le informazioni sui propri titolari effettivi. Ora, l'istituzione di questa sezione speciale del registro delle imprese è demandata a un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro i prossimi 12 mesi e nel momento in cui sarà operativo, quindi come soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 231 avrete gli agenti immobiliari avranno la possibilità di accedere e di visionare, quindi di estrarre le informazioni relative alla titolarità effettiva. Io direi che posso brevemente, proprio ho brevemente rappresentato quelli che sono gli adempimenti di adeguata verifica. Ovviamente rimangono tanti altri aspetti da approfondire, ma immagino che non mancheranno le occasioni. Assolutamente no.